Siamo ai titoloni. Diversificazione delle attività di pesca e sostenibilità delle zone costiere della Sicilia orientale. Non so se ridere allegramente oppure che cos'altro fare in relazione a dei processi endemici e a delle attività antropico istituzionali che a distanza di molti mesi dall'insediamento della nuova amministrazione praticamente siamo ai meeting e ai forum, il diverso. Forse può servire in qualche modo a introdurre gli elementi importanti che possono servire per far fare un passo in avanti a chi dovrebbe istituzionalmente essere all'avanguardia rispetto a determinati processi. Ma credo che le finalità di queste attività siano collegate ad altre cose, perché non credo che un meeting, un forum possa in qualche modo, abbiamo già avuto esperienze in relazione al progetto pilota con Malta che riguardava Ponterio, ma a distanza di molti mesi dall'insediamento della nuova amministrazione, anche se ce l'ha nel programma, assistiamo a una farsa continua, perché le riunioni del Consiglio Comunale, viste attraverso YouTube, ci danno la stura, ci danno la dimensione, ci danno praticamente l'alta qualificazione del Consiglio Comunale che non riesce ad affrontare che problemi minimali, mentre si dovrebbero affrontare programmi come il piano regolatore, si dovrebbe affrontare la istituzione delle riserve sia marine, ma soprattutto per quello che riguarda la Sicilia sudorientale, la istituzione dei pantani della Sicilia sudorientale, dei parchi e delle riserve. Detto ciò, visto e considerato che la nuova programmazione della CEE è stata definitivamente approvata, quella siciliana, ricordo che praticamente questo limbo in cui si trova questa plaga estrema della Sicilia praticamente ci porterà anche a non poter usufruire degli incentivi che vengono riservati a quei terreni, a quei territori che praticamente soffrono, diciamo, in qualche modo di un vincolo, e allora è stato deciso di dare degli incentivi, delle indennità per quello che riguarda questi terreni vincolati. Ora, se il vincolo è stato definitivamente istituito, allora si potrà avere praticamente quell'incentivo. Ma se noi osserviamo ancora oggi, a distanza di molti anni, che l'attuale amministrazione non affronta il problema sia del piano regolatore da una parte che quello importante che riguarda l'istituzione dei parchi e delle riserve con apposita delibera, deve essere fatta questa cosa, invece di andare a fare dei consigli comunali, sulle question time che riguardano sciocchezze, secondo me, delle piccolezze, che è solo un dibattito inteso a mostrare la palma insieme all'ulivo per quella importante attività istituzionale. Quello che si vede chiaramente è che questa amministrazione, come le altre, non riesce ad avere una maggioranza organica, non riesce ad avere una maggioranza che affronti le problematiche importanti di questo territorio. E allora ci diversifichiamo in questi meeting, in questi forum, in queste attività propedeutiche che magari vengono finanziate lautamente dalla regione per fare in modo che sono fine a se stesse poi, perché se non c'è un'attività amministrativa, istituzionale, dove
il Consiglio Comunale affronti adeguatamente queste problematiche. Si possono fare 40.000 forum e 100.000 meeting, ma quello che conta è l'attività del Consiglio Comunale, che sia praticamente, vengano sottoposte al suo ordine quelle delibere che qui qualcuno non porta mai, come quelle dell'istituzione delle riserve della Sicilia sudorientale. E ripeto, se questo non sarà fatto in termini immediati e cogenti, si perderanno anche gli incentivi ai vincoli previsti, oltre a tutte quelle attività e a tutte quelle, a tutti quei progetti in cui sono specificatamente elencate le aree vincolate e i parchi e le riserve che possono praticamente partecipare a determinati bandi. Se non si fa questo, rimaniamo tagliati fuori e l'inviluppo del territorio sta subendo delle serie drastiche riduzioni delle sue valutazioni, ce ne accorgiamo, lo verifichiamo. I terreni non valgono nulla oramai perché non c'è una normativa adeguata, cioè non c'è una pianificazione adeguata, non c'è un rilancio amministrativo di questo territorio e ci limitiamo a queste cosette così, che spero abbiano importanza, come per esempio questo del partecipano al dibattito istituzioni di aree costiere che sono state già pianificate, mentre noi tra Pachino e Portopalo praticamente abbiamo un'area protetta che sarebbe quella di Capopassero e poi quella dell'Isola delle Correnti, che sono cadute completamente nel dimenticatoio. Le aree costiere e la diversificazione delle aree costiere si effettua anche attraverso una pianificazione locale delle attività, per cui ancora prima di fare i meeting e forum si invitano le amministrazioni a portare a compimento quelli che sono praticamente le istituzioni di parchi e riserve sia marine che terrestri. È da lì che riparte lo sviluppo.